Il neo segretario del PD Marche, Francesco Comi, ha presentato la segreteria del partito. 7 membri sotto i 40 anni, 5 donne su 12. Sentiamo da lui quali sono le priorità. Ci sono le elezioni amministrative in 171 comuni su 257 tra poco più di un mese. Ci sono le elezioni europee tra lo stesso pochissime settimane. Abbiamo di fronte l'obiettivo di rilanciare l'azione del governo regionale sui temi del lavoro, del sociale, della sanità, del trasporto, dell'ambiente. C'è una verifica in corso al termine della quale vogliamo rafforzare il governo regionale e l'azione di governo. Ci sono le elezioni regionali tra meno di un anno, quindi il lavoro da fare è enorme. Gianluca Fioretti, sfidante di Comi alle primarie, ricoprirà il ruolo di vice segretario con delega all'ambiente e politiche energetiche. C'è stata, dopo la contesa congressuale, la condivisione da parte di tutti di lavorare insieme pur nella diversità delle idee che sono emerse. Quindi con Gianluca, tutti coloro che hanno sostenuto la sua candidatura della mozione Civati, lavoreremo insieme perché questo è doveroso farlo. L'incontro con il presidente Spacca, ha detto Comi, non ha riguardato il rimpasto di giunta, ma si è parlato di obiettivi programmatici. A noi interessa che primo si individuino immediatamente le risorse finanziarie per rilanciare lo sviluppo di questa regione e creare nuova occupazione. E abbiamo chiesto al Presidente di darci un segnale. Secondo, che si predispongano subito, sia attraverso atti amministrativi, una nuova legge, nuove iniziative di riduzione dei costi della politica e degli sprechi che ci sono nella pubblica amministrazione. Terzo, abbiamo chiesto al Presidente e alla Giunta di allineare, uniformandola, la normativa nazionale e quella regionale in termini di energie rinnovabili e di biomasse.